Buonasera a tutti, bentrovati a questa nuova edizione del salotto di TV City Interactive. Oggi ci troviamo qui in questo salotto virtuale con degli ospiti provenienti dal mondo della scuola. Innanzitutto ci terrei a ringraziare il nostro direttore tecnico, collega Ciro Gaglione, che ci ha permesso di essere in questo salotto virtuale per questa trasmissione incentrata appunto su la didattica online, questa nuova modalità che ha visto d'improvviso il mondo della scuola catapultato in una nuova dimensione, quindi con nuove procedure e con nuove modalità, insomma, alle quali gli operatori, studenti, docenti non erano proprio del tutto preparati. Vi presento subito i nostri ospiti di questa giornata. Abbiamo la docente di italiano e latino, la professoressa Angela Cozzolino del liceo classico Orazio Flacco di Portici. Buongiorno, professoressa. Buonasera, salve. Buonasera. Poi abbiamo con lei degli studenti. Abbiamo Ludovica Di Fiore e Martina Benedetto. Ciao ragazzi. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, io direi di partire subito, insomma, con un quadro della situazione. Questa situazione appunto della didattica a distanza ha sconvolto un po' tutta l'organizzazione scolastica, professoressa. Ci vuole un po' illustrare d'improvviso cosa ha dovuto affrontare la didattica ordinaria, d'improvviso catapultata in una dimensione appunto telematica, virtuale. La difficoltà è stata immediata e repentina perché nell'arco di una settimana, perché questo è il tempo che abbiamo avuto tra il primo blocco alla fine di febbraio e il secondo blocco definitivo che abbiamo avuto la prima settimana di marzo, uno stravolgimento anche delle abitudini quotidiane a cui tutti quanti noi eravamo ormai abituati. I locali sono cambiati, non eravamo più a scuola, non eravamo più in una classe, non avevamo più i nostri ragazzi davanti e quindi non avevamo più la possibilità di poter procedere così come eravamo abituati sia noi che loro. E questo ha dovuto rivoluzionare una forma mentis che è propria dell'insegnamento, che è quella del contatto, della vicinanza. E tutto si ha dovuto poi adeguarsi a questa distanza, perché proprio la didattica a distanza ha nella sua dicitura proprio questo senso di lontananza, di quasi estraneità gli uni agli altri. Questa è stata la prima difficoltà che abbiamo dovuto organizzare. Tecnicamente, dal punto di vista proprio organizzativo, quali sono state le difficoltà per voi docenti e anche per i ragazzi? E innanzitutto conoscere per noi docenti, forse più che per i ragazzi, il nuovo strumento con cui dovevamo operare, perché è vero che la nostra scuola aveva avviato all'inizio dell'anno una sperimentazione su sei classi, su G Suite per la didattica a distanza. Quella però doveva essere una sperimentazione che andava a rinforzare l'attività della classe. Ora quella sperimentazione doveva diventare l'ordinario e doveva rientrare nella nostra abitudine didattica. Quindi dovevamo studiare innanzitutto lo strumento e quindi capire quali erano le possibilità che ci venivano presentate, le opportunità dello strumento e poi avere la possibilità con i ragazzi di raggiungerli tutti. E questo è stato un ennesimo problema, sia per quanto riguarda le connessioni, ma anche per quanto riguarda gli strumenti, perché poi la maggior parte dei ragazzi è dotato di un telefonino, ma non tutti hanno un computer a casa. Quindi questa è stata un'ennesima difficoltà. A parte questo, ci sono giunte appunto voci, è una prassi ormai consolidata il lavoro in modalità smart working. Alcuni ragazzi avevano anche difficoltà a gestire la situazione, a coordinarsi con il lavoro dei genitori a casa. E infatti, perché poi la presenza anche di un computer però non dava la possibilità a famiglie che avevano i genitori o più di un figlio a casa che aveva bisogno di lavorare sullo smart working. E però devo dire che il Ministero ci è venuto incontro, perché la settimana prima di Pasqua sono arrivate alle scuole poi le cifre stanziate dal Ministero per poter poi aiutare i ragazzi che erano in difficoltà. Quindi adesso sta andando un po' meglio rispetto Adesso sta all'inizio. andando bene. Io devo dire, non so se la nostra scuola ha avuto questa fortuna particolare, però fin dall'inizio,
sia i ragazzi si sono mostrati partecipativi, ma anche i docenti con grande buona volontà e anche grazie allo sprone della dirigente che ha lasciato ampia fiducia ai suoi stessi docenti, immediatamente ci siamo attivati per capire le modalità di didattica a distanza e attivare immediatamente tutte le possibilità che avevamo a disposizione. Professoressa, quindi lei insegna italiano e latino, materie fondamentali al liceo classico. Ci può fare un esempio di una giornata tipo, insomma, lavorativa, una giornata di studio con lei, una sua lezione, come si svolge? Allora, innanzitutto, noi abbiamo una specie di vademecum, dell'indire, sul monte ore che noi dobbiamo passare con i ragazzi in videoconferenza. E l'indire ci consiglia di non andare oltre la metà del monte ore per ogni classe. Questo ci permette, da un lato, di avere il contatto diretto con la classe in videoconferenza, quindi io passo con loro un'ora in ogni classe. E ho la possibilità quindi di confrontarmi con loro, di correggere insieme gli esercizi che ho assegnato di italiano o di latino, o di discutere su degli argomenti che ho assegnato magari in altri momenti. Ma Quindi oltre alla come se video, fosse una lezione in classe. esatto, c'è la partecipazione diretta anche dei ragazzi, quindi c'è la possibilità di colloquiare, di confrontarsi, di chiedere, e questo ci permette quindi di mantenere quella pseudo-normalità che avevamo in classe. Ma E oltre a un'altra questo, domanda che sì. appunto interessa un po' tutti noi curiosi esterni, diciamo, al mondo della scuola. Vogliamo capire la valutazione finale di questo percorso, sulla base di quali criteri verrà effettuata? Allora, i criteri ovviamente saranno oggetto di un decreto legislativo che verrà emanato dal Ministero, però già ci sono delle indicazioni. Queste indicazioni ci portano a tenere conto di qualcosa di cui noi già tenevamo conto nella nostra valutazione, ossia le competenze. Quelle competenze che fanno parte di quelle famose 8 competenze chiave di cittadinanza europea e che hanno come dire, sono il vademecum di tutte quelle abilità e capacità che ogni allievo mette in gioco nelle situazioni di didattica. Più di altre situazioni, questa mette in gioco le competenze digitali, le competenze di adattamento, le competenze di autonomia, che sono valutate proprio come sono valutati i contenuti della singola disciplina. Quindi diciamo che forse questo momento può avere una valenza positiva, se deve avere una valenza positiva perché ha facilitato in qualche modo lo sviluppo autonomo di queste competenze dei ragazzi che si mettono in gioco perché devono partecipare alle video lezioni, devono produrre documenti che poi verranno inviati, devono essere capaci di organizzare anche da soli dei lavori o fare dei lavori di gruppo anche tra di loro in videoconferenza. Quindi tutte queste competenze faranno parte sicuramente della valutazione finale. Perfetto, con i compiti invece come si è regolata? Assegna molto, assegna poco? Noi abbiamo una direttiva della nostra dirigente, ma che è anche diciamo, una direttiva di buon senso, che è quella di ottemperare sempre a una visibilità di quanto noi facciamo in classe. E questo ci permette, attraverso la pubblicazione sulla piattaforma scolastica di quello che noi assegniamo, anche di avere un buon senso nell'assegno dei compiti. Quindi cerchiamo sempre di non gravare troppo, anche Di per capire la questo. situazione nella quale si Certo, trovano, anche dal punto di vista emotivo, psicologico, perché comunque assolutamente, è perché destabilizzante. non dimentichiamo che questi ragazzi stanno nelle loro famiglie e vivono con loro una giornata intera. In queste famiglie ci sono spesso difficoltà che sono strettamente legate al coronavirus, che possono essere di difficoltà di vario genere, lavoro, isolamento, e quindi loro hanno già un bel carico emotivo da gestire. E la scuola più che altro deve in questo momento, forse ha più il dovere di accompagnare i nostri ragazzi non soltanto alla conclusione dell'anno, ma anche a dare una certa sicurezza nel non sentirsi soli. Professoressa, un ultimo argomento prima di salutarla, un argomento molto controverso, alquanto dibattuto in tempi di coronavirus, l'esame di maturità, l'esame di Stato. Ci vuole un po' illustrare come vi state preparando ad affrontare questo momento che, sebbene,
sia una fase di passaggio importante nella vita di ogni studente e anche un momento di crescita e quindi tra le ansie, tra le preoccupazioni è anche un momento di entusiasmo. In questo momento credo che invece di entusiasmo ce ne sia poco. Sì, perché tutto ciò che accompagnava l'esame di maturità è stato in qualche modo cancellato. La ministra Azzolina ha detto che una certa normalità si potrebbe riacquistare se rientrassimo a scuola entro il 18 maggio, ma se ciò non dovesse essere, tutto verrebbe attuato online e quindi questo ovviamente rappresenterebbe una differenza enorme rispetto al come era condotto prima l'esame di Stato. Come ci stiamo preparando? Ci stiamo preparando cercando di seguire, per quanto riguarda la programmazione scolastica, quello Si che parla lui di già. esame light, così l'hanno un Sì, po'. l'hanno chiamato esame light, ma esame light non significa un minore impegno, significa probabilmente che ci sarà una decurtazione delle prove da sostenere. Ma la modalità dell'esame orale ci sarà lo stesso e quella dovrà avere un contenuto sostanziale. Su quello i ragazzi verranno comunque valutati e giudicati, perché non basta dire promossi, ma promossi come? Quindi devono mettere in gioco anche le loro capacità di organizzazione e di elaborazione dei dati che nel frattempo noi stiamo continuando a comunicare e che poi dovrà diventare argomento della loro discussione finale. È un po' come la discussione di una tesi universitaria che già è stata sperimentata Certo, certo. online e che adesso diventerà una loro prestazione. Noi, le ripeto, a inizio d'anno la scuola fa sempre una programmazione annuale in cui si definiscono quali sono gli obiettivi e quali sono i contenuti da trasmettere ai ragazzi. Noi stiamo tenendo fede a tutto quello che abbiamo programmato inizio d'anno, certo con il limite del mezzo. Quindi alla fine dell'anno i nostri ragazzi comunque, tenendo anche conto che sono ragazzi che hanno passato da noi 5 anni, verranno portati all'esame in maniera dignitosa e capace di affrontare questa nuova tipologia. Grazie mille professoressa, è stata davvero gentilissima, ma prima di salutarla vorrei fare Grazie a lei. due chiacchiere con queste studentesse. Allora, partiamo da Martina Veneruso. Ciao Martina, mi senti? Ecco, Sentirmi. adesso ti sento Martina. Allora, tu sei una studentessa del quinto anno, sei alla quinta F, giusto, del liceo linguistico Orazio Flacco? Mi senti Martina? Dalla regia chiedo se ci sono problemi con l'audio perché non riesco a sentirla bene. Sentirmi? Sì, adesso bene. Ecco, Ok. allora, ci tenevamo a chiederti come stai vivendo questi momenti. Si sta avvicinando appunto l'esame di Stato. Come ti stai preparando tu e i tuoi compagni? Riuscite a trovare dei momenti in cui confrontarvi, siete in contatto tra di voi, vi state, diciamo, dando forza in questo momento. Parlami un po' della tua esperienza, da studentessa, insomma. Allora, possiamo dire che all'inizio è stato un po' traumatico per tutti perché è un'emergenza che non ci aspettavamo, nessuno si aspettava. Diciamo che, come ha accennato già prima la professoressa, noi ci vediamo già proiettati all'università praticamente perché è uno studio completamente autonomo e, perché effettivamente le videochiamate, le videolezioni non sostituiranno mai il contatto umano che c'è e proprio l'andare a scuola la mattina. Ci ha aiutato un po' ad essere più autonomi, a saperci gestire Vi un fa po' da paura questo soli. esame di Stato in questa modalità o vi sentite più sereni, insomma? Più che altro ci preoccupa, almeno per quanto riguarda la mia classe o altri amici che ho in quinta, ci preoccupa il fatto di non sapere ancora come sarà effettivamente, perché L'incertezza. sì, è l'incertezza più che altro. Senti Martina, una domanda per capire un po'. All'inizio io ho due bambini, all'inizio erano contenti sono piccoli, non sono come voi, di non andare a scuola, però adesso iniziano a sentire la mancanza del contatto con i compagni. Stavo parlando dei bambini più piccoli, però hanno avuto una fase, insomma,
di cambiamento, di sensazioni. A voi manca proprio il contatto con la scuola, con la classe, con gli insegnanti? E diciamo che dopo 5 anni insieme, vederci separati così all'improvviso, proprio l'ultimo anno è stato un po' spiacevole, e però comunque stiamo riuscendo a esserci vicini anche a distanza, anche beh, abbiamo il nostro gruppo di WhatsApp, comunque durante le videochiamate cerchiamo di starci vicini, di mantenere il contatto. Beh, sì. Non ci siamo allontanati, ci siamo allontanati solo fisicamente, diciamo, possiamo dire. Comunque, tutto sommato, questa didattica a distanza, se tu potessi dare un voto tu alla scuola, come sta procedendo? Come ti sembra? Capovolgiamo i ruoli, dai un voto a questa didattica a distanza. È un compito un po' difficile. Vabbè, è migliorata all'inizio. Rispetto all'inizio sì, siamo riusciti ad organizzarci, la scuola non ha praticamente mai dato problemi a noi ragazzi e quindi va bene, sta procedendo bene, insomma, tutto sommato non per la maggior parte, quindi. Vabbè, ma poi voi siete abituati, siete giovanissimi, quindi già usate questi mezzi normalmente. Passiamo a qualcuno di un po' più piccolo, perché abbiamo Ludovica Di Fiore che è al primo anno, giusto? Prima F, liceo linguistico Orazio Flacco? Sì, sono io, buonasera. Ciao Ludovica, mi senti bene? Sì, la sento. Ok, Ludovica, come ti sei trovata all'improvviso dalla classe a passare allo schermo del PC con la didattica a distanza? Allora, inizialmente devo dire non è stato molto facile, anche emotivamente, perché è stata sconvolta la nostra quotidianità, insomma. E tuttora non avere contatto con i compagni, diciamo, è un po' difficile. Però per quanto riguarda la scuola, ci siamo organizzati e la stiamo vivendo bene attualmente. Quindi siete in contatto sia con i compagni, con i professori che vi danno sostegno, insomma, sei riuscita ad organizzarti la tua giornata di studio postando a casa? Sì, e adesso mi risulta facile. Ci sei abituata quindi? Sì, mi sono abituata. Senti, hai avuto difficoltà, insomma, a gestire il lavoro scolastico con il fatto di dover stare a casa, quindi di condividere gli spazi, insomma, con i tuoi, con la tua famiglia? Allora, diciamo specialmente con i fratelli, poiché anche mio fratello frequenta l'università e deve, diciamo, anche deve lui studiare. Deve studiare e deve prendere parte alle lezioni, anche stando all'università, quindi sì. È stato un po' complicato, però anche qui mi sono abituata. Anche in questo caso mi sono abituata. Va bene così, va bene. È una situazione un po' più serena, insomma. Ancora 4 anni davanti per recuperare. Sì. Noi facciamo il nostro in bocca al lupo a Martina. Sì. E ringraziamo voi ragazzi per essere stati qui con noi, per averci dato insomma una visione concreta di quello che sta succedendo al mondo della scuola. Ringraziamo la competenza e la partecipazione della professoressa Angela Cozzolino. Grazie a voi e vi rinnoviamo l'appuntamento ad un prossimo salotto virtuale in compagnia di TV City Interactive. Vi auguro una buona serata, buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.